Va ora in onda il culto evangelico della Chiesa Valdese. La predicazione di oggi è curata dalla diacona Paola Reggiani. Buona domenica a tutti e tutte. Oggi è la quarta domenica del tempo di passione. Letare, gioite con Gerusalemme significa. Venite tutti da luoghi diversi, raccogliamoci alla presenza di Dio, la pace di Dio sia con tutte e tutti noi. Raccogliamoci e facciamo spazio dentro di noi attraverso l'ascolto della parola. Il Signore ci invita alla sua presenza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo dal Salmo 132 i versetti da 11 a 17. Il Signore ha fatto a Davide questo giuramento di verità e non lo revocherà. Io metterò sul tuo trono un tuo discendente. Se i tuoi figli osserveranno il mio patto e la testimonianza che insegnerò loro, e i loro figli per sempre sul tuo trono staranno seduti. Poiché il Signore ha scelto Sion e l'ha desiderata come sua dimora, questo è il mio luogo di riposo in eterno. Qui abiterò perché l'ho desiderata, io benedirò largamente la sua provvista. Sazierò di pane i poveri, i suoi sacerdoti rivestirò di salvezza e i suoi fedeli esulteranno di gran gioia. Qua farò crescere la potenza di Davide e vi terrò accesa una lampada per il mio unto. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la quiete della notte e la luce del mattino che oggi ci accoglie. Veniamo a te con tutti i nostri limiti e le nostre paure. Fa che l'ascolto della parola, la preghiera con i fratelli e le sorelle ci aiutino a guardare oltre. Fa che il canto e la lode siano veramente espressione della nostra gioia. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, a volte le nostre vite, all'apparente silenzio, ci fanno sentire
persi. Tu sei colui che ci abbraccia e prega per noi. Tu sei colui che parla, insegnaci ad ascoltare. Noi siamo strumenti nelle tue mani, rendici capaci di annunciare il tuo Vangelo. Amen. Leggiamo adesso le letture che ci vengono proposte dal lezionario. La prima, dal libro di Isaia, il capitolo 54, i versetti da 7 a 10. Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un eccesso di ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore e il Redentore. Avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più, anche se i monti si allontanassero. I colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di me. E ancora dal Vangelo di Luca, al capitolo 22, i versetti da 54 a 62. Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero dentro la casa del sommo sacerdote. Pietro seguiva da lontano ed essi accesero un fuoco in mezzo al cortile e si misero a sedere intorno. Pietro si sedette in mezzo a loro e una serva, vedutolo sedere presso il fuoco e avendolo guardato fisso, disse: «Anche costui era con lui». Ma egli negò, dicendo: «Donna, io non lo conosco». Poco dopo, un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose: «Uomo, non lo sono». Trascorsa circa un'ora, un altro affermava lo stesso, dicendo: «Certo, anche costui era con lui, poiché è Galileo». Ma Pietro disse: «Uomo, io non so quello che dici». E subito, mentre parlava ancora, il gallo cantò. Il Signore, voltatosi, guardò Pietro e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti oggi, tu mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Gesù viene arrestato, portato nella casa del sommo sacerdote, dove resterà tutta la notte e durante la quale verrà vessato, picchiato dai suoi carcerieri. Nel Vangelo di Luca, il rinnegamento di Pietro viene raccontato in modo leggermente diverso rispetto alle altre versioni dei Vangeli sinottici ed è molto focalizzato su Pietro. Non sono presenti gli altri discepoli. Gesù, nei giorni precedenti, aveva detto agli apostoli che sarebbero stati messi alla prova, vagliati come si vaglia il grano. Rivolgendosi a Pietro gli disse: «Io ho pregato per te, perché la tua fede non ti abbandoni. Tu, allora, una volta che ti sarai pentito, dà forza ai tuoi fratelli». Pietro segue Gesù durante il suo arresto e guarda da lontano cosa accade. Entra nel cortile del sommo sacerdote cercando di mimetizzarsi il più possibile in mezzo agli altri. Era forse una pia illusione che nessuno lo avesse visto nel Tempio di Gerusalemme vicino a Gesù che predicava. La luce del fuoco acceso nel cortile era sufficiente per rendere riconoscibile il suo volto e far sì che la serva lo guardasse con molta attenzione e lo riconoscesse.
Il riconoscimento della serva viene narrato anche negli altri Vangeli, per quanto fosse la dichiarazione di una donna che non aveva molta importanza a quell'epoca. Pietro si spaventa, nega di essere un discepolo di Gesù e difende questa sua posizione anche davanti al riconoscimento degli altri due uomini. Mente ancora. L'incrocio con lo sguardo di Gesù lo renderà consapevole di quello che aveva fatto. Eppure, nella versione di Luca, Pietro è l'unico discepolo che si trova nella casa del sommo sacerdote durante l'arresto di Gesù. Cerca di mimetizzarsi con gli altri intorno al fuoco, ha paura, mente, ma è comunque presente, mentre gli altri discepoli hanno paura e non ci saranno. Tutti saranno messi alla prova in questo frangente e la paura avrà il sopravvento sulla fede. Gesù aveva preannunciato a Pietro che sarebbe caduto, ma gli ha detto anche: ho pregato per te, perché dopo il pentimento tu possa dare forza ai tuoi fratelli. Pietro diventerà un responsabile della comunità. E i responsabili cristiani non sono quelli senza paura, senza dubbi, senza scoraggiamenti e ripetute prove. Sono coloro che sono sostenuti dalla preghiera e che mediante il pentimento e il perdono troveranno il coraggio e la forza di continuare. Amen. Thank you.
Preghiamo insieme la preghiera di intercessione. Padre nostro, ci insegni a sopportarci nell'amore, ma noi abbiamo difficoltà a farlo per il bene comune e la convivenza degna di questo amore. Padre nostro, ci insegni a rispettare il prossimo così che la dignità delle persone non venga lesa. E ti preghiamo per coloro che sono sfruttati, per coloro che non hanno una casa sicura dove vivere con le loro famiglie. Nella nostra vita quotidiana donaci fiducia, iniziativa e fantasia per mettere in opera i doni che tu ci hai donato. Affidiamo nelle tue mani chi è malato e le persone che se ne prendono cura. Padre nostro, ci affidiamo nelle tue mani perché possiamo essere strumenti di cambiamento e portatori della tua libertà. Amen. Ascoltiamo adesso l'inno 14, che è la preghiera del Padre nostro. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo e pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa, in Gesù Cristo, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico della Chiesa Valdese. La predicazione di oggi è stata curata dalla diacona Paola Reggiani.